Allora, sì, in effetti i temi di cui dovrei trattare sono di moda, ma non necessariamente per cose piacevoli, visto che è da molto tempo che ci stiamo imbattendo con tutta una serie di situazioni che invece di ridursi stanno crescendo di intensità e che in alcuni territori stanno producendo delle conseguenze addirittura devastanti. Io credo che il tema che riguarda il risparmio e le banche, e aggiungerei ovviamente anche la finanza perché sono tutti e tre da considerare, sono abbastanza la rappresentazione da un lato di quello che è successo nel corso di questi ultimi 20 anni, sia nel mondo che nell'ambito europeo e quindi anche dell'Italia connessa con l'ambito europeo, e altresì di come noi ci portiamo dietro una serie di limiti di tipo culturale ma anche di tipo istituzionale che tutti coloro che ci hanno preceduto hanno evidenziato e fanno intendere come tutto il discorso sulle riforme costituzionali che ovviamente nei prossimi mesi verrà fatto, poi trovano un limite anche nel fatto che si discute sempre della seconda parte della Costituzione, quando poi certi limiti forse vanno trovati nel modo in cui certi diritti e certi valori vengono riconosciuti nella prima parte della Costituzione. E la questione del risparmio è uno di questi, perché se uno legge la Costituzione, ed è abbastanza importante farlo secondo me su questo tema, io ho avuto in preparazione di questo intervento anche una revisione di alcuni contributi critici rispetto all'interpretazione della Corte Costituzionale sulla tutela del risparmio, ci si rende conto che sì, prima tratta il discorso del risparmio come fenomeno e non del risparmiatore, differenza non banale, e poi cercheremo di capire il perché. Seconda cosa, il risparmio viene tutelato per la sua funzione e non per la sua natura, cioè sostanzialmente si dice il risparmio è utile perché il risparmio serve ad alimentare il sistema economico, ma non si riconosce il fatto che il risparmio sia un diritto di proprietà, nel senso che il risparmio è una cosa che io ho accumulato, che il soggetto possiede e che deve essere garantito che riesca a continuare a possederlo laddove poi lo mette a disposizione di terzi anche per contribuire allo sviluppo del sistema economico. Allora, quando parliamo della figura del risparmiatore, non è secondario questa osservazione, perché? Perché se noi andiamo a vedere tutta l'evoluzione legislativa, ma non solo italiana, direi internazionale, quello che noi possiamo vedere è che mentre nel mondo industriale, nel corso degli ultimi 20-30 anni, c'è stato uno spostamento del potere dal produttore al consumatore, per cui i diritti del consumatore sono sicuramente maggiormente riconosciuti, tant'è che vediamo tante vicende anche di tipo conflittuale che hanno a che vedere il fatto del fatto che i consumatori hanno saputo e potuto contrastare certi abusi da parte del potere dei produttori industriali. Nel campo invece della gestione del risparmio e tutto connesso, quindi il credito e finanza, possiamo vedere che il grande potere degli intermediari domina in maniera sistematica, con difficoltà enormi da parte degli utenti, risparmiatori, i piccoli investitori e tutti i soggetti che interagiscono con questi soggetti. E arriviamo pure alla situazione incredibile che noi sappiamo benissimo che tutta l'economia liberale e la democrazia economica che si è formata nel corso dell'ultimo secolo, secolo e mezzo, è stata fondata su un caposaldo che era quello della riduzione del potere dei monopoli o degli oligopoli, che potevano essere anche collusivi, in modo da dare più spazio al mercato e quindi ridurre il potere che le singole entità economiche potevano incidere sui mercati specifici. Nel caso invece del mondo delle banche e della finanza abbiamo assistito alla crescita del gigantismo, per cui abbiamo soggetti che hanno una capacità di incidenza su questi mercati straordinaria, sono in grado di controllare di fatto le economie nazionali e internazionali e sono in grado di controllare la gestione del risparmio in maniera impressionante. Allora io riporto sempre questo dato, lo cito perché credo che sia indicativo di quello che è successo nel mondo della finanza, ma poi riguarda un po' tutto quanto. Negli anni 50, fine anni 50, i cosiddetti
investitori istituzionali, fondi di investimento, fondi pensione, controllavano il 10% dei titoli azionari nella borsa degli Stati Uniti e quella inglese. Attualmente, gli ultimi dati, questi soggetti controllano il 75% dei titoli azionari. La differenza è che nel corso di questo tempo noi abbiamo avuto un processo di concentrazione per cui ci sono sostanzialmente 40 grandi fondi di investimento che controllano circa il 45-50% dei titoli azionari quotati in questi mercati. Allora, voi capite cosa vuol dire questo? Vuol dire un potere di influenza sui meccanismi di potere politico fortissimo, ed in effetti questo che è successo nel corso degli ultimi 20 anni è stato quello che il mondo delle banche e della finanza ha certamente dominato sul mondo della politica. Io credo quindi che per dire che cosa bisognerebbe fare nel paese che vogliamo, il primo principio è o la politica è in grado di riprendere la sua capacità di autonomia e capacità anche di modificare questo rapporto di forza rispetto al mondo delle banche e della finanza, o se no tutto il resto è chiacchiere, ci divertiamo a far convegni, ma non si può modificare nulla. E quindi è ovvio che dobbiamo ragionare su tutta una serie di istituzioni che hanno a che fare con i temi che stiamo trattando. Perché essendo il tempo molto breve io non posso dilungarmi più di tanto, è chiaro che una volta per tutte dovremo prendere il toro per le corna e decidere che cosa sia Banca d'Italia. Che cos'è Banca d'Italia dopo che è successa tutta la trasformazione del sistema delle banche centrali e delle banche nazionali e ci ritrova ad essere una banca che è controllata dalle banche e che però ha un patrimonio enorme che sta lì in deposito, non si sa che cosa possa essere fatto e costituisce comunque una risorsa importante che potrebbe essere messa a uso del sistema. Dobbiamo ragionare su questo. La governance della Banca d'Italia, chi può rappresentare questi poteri di verifica e di intervento sul funzionamento delle banche? Abbiamo visto quello che è successo nel corso degli anni, qui nessuno sta a fare delle critiche specifiche, però è un dato di fatto che quantomeno potremmo dire ci sia stato un problema di negligenza nel comportamento di questi soggetti. Seconda cosa, dobbiamo chiarire le differenze fra Banca d'Italia e Consob. Vediamo che tante attività sono totalmente sovrapposte e tutti e due i soggetti possono intervenire, però poi non si capisce chi dei due doveva intervenire e magari questo è anche strumentale per trovare maggiori difficoltà a identificare il problema della responsabilità, con le conseguenze che poi anche i cittadini non hanno neanche la possibilità di agire verso dei soggetti specifici per cercare di trovare soddisfatti i propri interessi. Quindi Consob, al di là delle considerazioni che si possono fare in questo momento, che io trovo anche giustificate rispetto al fatto che si possano difendere attualmente gli organi dirigenti della Consob per evitare che poi tutto finisca sotto il controllo di poche persone, è anche vero che quello che è successo dimostra, dal mio punto di vista, non una responsabilità, ma una discrezionalità che non è accettabile. Io voglio che gli organi di vigilanza non possano operare discrezionalmente, per cui per un'operazione finanziaria di fusione fanno in un modo, per un'altra fanno in un altro modo, per una chiedono di accertare quello che sta succedendo e per un'altra non lo fanno, per un'altra si dimenticano di trasferire gli atti all'autorità giudiziaria e per un'altra invece lo fanno, e quindi questo è intollerabile. È lo stesso problema che abbiamo quando noi ci lamentiamo dei magistrati, e visto che la Consob è di fatto in qualche modo una magistratura, almeno nella parte di accertamento dei fatti relativi agli eventi finanziari, che c'è un eccesso di discrezionalità dei magistrati, questo diventa ancora più grave quando si ha a che fare col funzionamento dei mercati finanziari, perché non si può discutere che anche quando si parla facciamo venire capitali dall'estero, ovviamente gli investitori stranieri quando vedono certi comportamenti si rendono perfettamente conto che questa è una situazione totalmente intollerabile. Allora, vediamo un attimo altri aspetti che sono importanti. Come si tutela il risparmio? Ovviamente si tutela con la maggiore informazione, con la maggiore trasparenza e con la semplificazione.
nel senso che noi abbiamo costruito un mostro, nel senso che progressivamente si è prodotta tutta una serie di burocrazia nel funzionamento delle banche, con l'illusione, io mi domando se non sia stato strumentale, però tant'è, che tutta questa cosa servisse a prevenire il problema, creando tutta una serie di controlli, di verifiche, di sottoscrizione di carte, che hanno poi portato al fatto che sostanzialmente non è cambiato nulla, perché abbiamo visto che gli abusi sono stati del tutto possibili e i cittadini non hanno capito granché di quello che stavano sottoscrivendo, salvo poi vedere a risultato che forse avevano sottoscritto cose diverse da quelle che avevano creduto di sottoscrivere. Allora, quindi, da questo punto di vista dobbiamo considerare che in una materia così delicata come quella della finanza, come quella delle assicurazioni, dove tutte sono materie dove c'è un eccesso di informazioni che è impossibile che diciamo, l'utente sottoscrittore sia in grado di poter conoscere perfettamente, bisogna anche introdurre delle modifiche legislative che introducano in qualche modo quello che in Italia non esiste, ma ad esempio nel diritto francese formale esiste, in quello di prassi anglosassone pure, che è quello che si chiama l'abuso di confidenza, l'abus de confiance, cioè quando tu a un certo punto ti trovi in una condizione che hai oggettivamente una possibilità di condizionare attraverso le informazioni che passi al tuo utente la decisione che lui prende, questa situazione deve essere in qualche modo regolamentata. E se noi andiamo ad analizzare gran parte dei casi, che sono tutti quelli relativi alle vicende recenti delle banche, non possiamo che renderci conto che in effetti eravamo esattamente in questa situazione. Allora, altro punto. Io non ho ancora capito, e abbiamo discusso anche prima con Bara Caracciolo un pochino questa questione, sulla questione del bail-in, perché a un certo punto si sia stabilito che fino a 100.000 euro quei depositi sono garantiti e possono essere in qualche modo tutelati, e oltre 100.000 no. Allora, o il risparmio è tutelato tutto, o non si può dire fino a 100.000 sì e dopo no. Scusate, allora perché non facciamo 80.000, perché non facciamo 120.000? È chiaro che è di per sé una normativa totalmente infondata, a meno che non introduciamo degli ulteriori strumenti che sono, diciamo, di fatto già in essere nel mercato, però non garantiscono una perfetta liquidabilità degli strumenti, in cui il sottoscrittore può mettere i propri depositi non in forma, diciamo, di semplice versamento di un conto corrente, ma li può mettere in degli strumenti che hanno perfetta liquidabilità e che sono coperti dal fatto che non sono pignorabili e non siano espropriabili. Quindi da questo punto di vista avrebbe la garanzia molto simile in qualche modo. Allora, ovviamente sono degli spunti per far capire come anche concretamente si possa fare qualche cosa. Un altro punto che a me sta particolarmente a cuore, un'altra tendenza che c'è stata nel corso del tempo, è l'omogeneizzazione dell'offerta bancaria soprattutto. Se voi vedete, stiamo assistendo al tentativo di costruire tutte banche che hanno delle caratteristiche simili, cioè tutte banche che siano in qualche modo contendibili, che siano tutte sostanzialmente delle banche di capitali, che rispondano quindi a un modello di un certo tipo. Perché questo? Beh, ovviamente perché il modello tradizionale anglosassone è quello che ha prevalso e che si sta imponendo nel nostro sistema. Io francamente ritengo che tutti gli ecosistemi possono funzionare bene, e questo ce lo dice la biologia, ce lo dice la natura, nel momento in cui c'è un certo grado di varietà tra i soggetti che formano quel contesto. Allora, se noi pensiamo di creare tutte banche simili, non assolutamente risolviamo il problema, nel senso che io ho sempre sostenuto che il problema delle banche popolari non era il fatto che fossero banche popolari, era il fatto che avessero una governance che era orripilante, cioè nel senso che tu avevi delle banche che erano controllate dagli stessi clienti, che erano comunque soggetti che usavano le banche per altri tipi di interessi, mentre quando noi partiamo da un presupposto che deve essere fondamentale: la banca è un soggetto economico di interesse generale e di rilevanza sociale.
quindi non può essere trattato al pari di una SPA qualsiasi, di banca, impresa privata che può nascere e svilupparsi e morire come se fosse una qualsiasi impresa, perché usa risorse di terzi, che sono peraltro, come abbiamo ben spiegato, sovrane e che sono pienamente di terzi, e usa queste risorse per trasferirle sotto la forma del prestito ad altri in condizioni di rischio. Allora, in questo caso qui, tu non puoi permettere che ci siano delle governance che siano le stesse che sono quelle tipiche di una società privata. Quindi devi introdurre dei meccanismi che garantiscono sulla effettiva autonomia, indipendenza e qualità degli organi che governano questi soggetti. Per cui questo è un punto centrale, tant'è che sulla riforma recente delle banche popolari, anche quella è un'aberrazione. Come si sta a dire che dopo 8 miliardi di attivo si deve trasformare in SPA? Non è la dimensione della banca che spiega perché diventa un SPA. Che missione ha? Che funzione svolge? Svolge un'attività di credito semplice, la svolge principalmente nel suo territorio o in determinati territori, o è diventata una banca di interesse nazionale con attività che si svolgono in un ambito diverso? Usa prodotti di intermediazione finanziaria? Cioè, sono queste le cose che spiegano perché deve essere una banca, diciamo tra virgolette, con contenuti di rischio più elevati, e che quindi è giusto che possa essere una SPA e che magari vada verso la quotazione in borsa, o che possa anche fare delle aggregazioni di altro tipo. Oppure se svolge una funzione mutualistica e la svolge con una funzione a forte connotazione territoriale di radicamento sulle economie locali, è giusto che possa mantenere questo tipo di profilo. Quindi non ha nulla a che vedere con la dimensione, è il gigantismo che ancora una volta entra in gioco. Allora, come si capisce, molto spesso si ha una sottovalutazione di quelle che sono le logiche che sono a fondamento delle attività bancarie, per cui la speranza, ecco io devo dire, è che tutti questi temi siano fondamentali. Perché? Perché non possiamo riempirci la bocca tutto il tempo che il tessuto della nostra economia è fatta di piccole e medie imprese, tutti belli, felici, salvo poi rendersi conto che ormai insomma il piccolo è bello fino ad un certo punto, e comunque il piccolo è funzionale in certi settori, ma in altri deve trasformarsi. Detto questo, è chiarissimo che c'è una parte fondamentale dell'economia, e non è solo in Italia, è in tutto il mondo, che è fatta di realtà che peraltro sono piccole perché poi diventeranno grandi, o perché sono piccole perché questo modello è comunque funzionale. E quindi tu devi avere anche un sistema bancario che sia in grado di rispondere a queste esigenze con modalità diverse rispetto a quelle che sono strutturate su delle logiche che sono quelle tipiche di una, diciamo, di un servizio standardizzato che non può essere regolato meramente con i criteri di Basilea. Ultima cosa, e permettetemi di fare una considerazione perché questo è un tema importante: cassa, depositi e prestiti. Perché qui, francamente, permettetemi di dire, siamo di fronte ad una situazione un po' singolare. Cioè, e lo dico da osservatore, da esperto, adesso, che la cassa, depositi e prestiti fosse nata con gli intenti di essere un soggetto tipo la banca tedesca di intervento nell'economia con forme funzionali al sostegno dell'economia eccetera, va benissimo, ma se poi si decide di trasformare una sorta di banca d'affari diciamo per gestire operazioni di un certo rilievo che possono anche essere dell'economia, per l'economia italiana, ma che vengono gestite senza logiche di trasparenza, ci sto un po' meno. Allora, cassa, depositi e prestiti è un tema importante che va affrontato seriamente, perché anche lì è una questione di governance, è una questione di mission ed è una questione di rapporto con le autorità di governo, e io non posso accettare che un soggetto come questo abbia una politica che sia svincolata dal controllo, da un controllo pubblico che non sia di tipo parlamentare.
Per me sì, Cassa Depositi e Prestiti, lo dico con grande franchezza, sembra un po' un'aberrazione, mentre io sono per la privatizzazione della RAI e quindi non posso essere favorevole a tutte queste cose tipo il controllo parlamentare della RAI eccetera, perché quella la privatizzerei. Però come riconosco che Cassa Depositi e Prestiti può avere da liberale comunque una grande funzione per lo sviluppo economico del Paese, deve avere qualche forma di controllo che non può essere lasciata alla mera ed esclusiva volontà del governante di turno, che magari poi la usa con logiche non trasparenti e che magari la indirizza verso operazioni che non sono necessariamente nell'interesse generale. Quindi come vedete, e ritorno un po' a quello che è stato detto prima, la finanza è vero che ha a che fare con aspetti molto quantitativi, un po' se vogliamo anche tecnici, rientrerebbe in quella logica razionale che è stata detta prima, però poi alla fine c'è una questione, sono le persone che fanno funzionare queste cose, e in ambiti come questi il senso di responsabilità individuale e sociale deve essere, secondo me, la caratteristica di chiunque avrà delle responsabilità importanti di governo su queste materie, perché altrimenti ritorneremo reiteratamente a piangere, a fare manifestazioni sotto la banca di turno o sotto lo scandalo che potrà succedere, ma non cambieranno mai le cose in questo Paese. Grazie.